Buon pomeriggio a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti a Primaria Live. Siamo tanti, vedo. Sono contento perché vuol dire che insieme non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci. Grazie a nome di Rizzoli Education, tutta la casa editrice, a tutti gli insegnanti che stanno facendo un grandissimo lavoro e grazie a tutti quelli che mi permettono di stare a casa e che ci permettono di stare a casa. Oggi siamo al 7° appuntamento di Primaria Live e ci prendiamo cura della fantasia, ci prendiamo cura della nostra fantasia. Lo facciamo con Alessandra Falconi. Prima di presentarla ufficialmente, io la vedo, ma andiamo a vedere se si sente. Facciamo una prova, la salutiamo e ci facciamo salutare. Ciao Alessandra. Ciao a tutti e a tutte, Mauro. Mi concedi di salutare tutte le maestre che conosco e che da sabato fanno il tifo per noi, la maestra della mia bimba, che è un grande onore sapere che è con noi, e tutte le maestre che speriamo di conoscere quando usciremo da questa grande fatica. Grazie Alessandra. Adesso io ti dovrei presentare ufficialmente. Allora, presentare Alessandra Falconi è un pochettino un problema perché fa tantissime cose. Comunque è responsabile delle attività del Centro Alberto Manzi, che è intitolato al maestro, al famoso maestro. Si occupa dei progetti del Centro Zaffiria, collaborando con scuole di ogni ordine e grado, poi di tutta Italia, ma non solo di tutta Italia. Con Italian Toy propone materiali didattici e giochi in Italia e anche all'estero, in Giappone, in Francia, in Germania e in molti altri paesi. Di che cosa si occupa? Si occupa di educazione ai media, quindi di educazione, gioco, cittadinanza digitale, creatività esplorate con i media. Quindi la creatività al centro e lavorare con scuole e insegnanti per promuovere una conoscenza sempre maggiore dell'educazione ai media digitali. Noi quest'anno con Fabri Erickson abbiamo avuto un grande onore, l'onore di collaborare con Alessandra per i nostri percorsi di arte e immagini. Da questa collaborazione sono venuti due volumi molto importanti, un volume di arte e immagine che è compreso in Sorride e Imparo, il nostro corso per il primo ciclo, e un volume di arte e immagine invece per il nostro corso del secondo ciclo Linguaggi, la valigia delle storie. E allora sì, siamo qui per parlare di arte e immagine, come era un pochettino di tempo fa e anche arte e immagine come oggi, ai tempi in cui si sta a casa. Allora, oggi facciamo una cosa ancora più difficile del solito, nel senso che io sono nel mio eremo milanese, Alessandra è nel suo eremo, è sulle montagne, nel suo eremo friulano. Lei ci racconterà tutte le cose che ci deve raccontare e io manderò avanti
delle slide, delle immagini che lei mi ha mandato. Ci eravamo messi d'accordo e naturalmente io cambio subito le carte in tavola. Adesso, se ci riesco, dovete aver pazienza, e faccio vedere a Alessandra una cosa che lei mi aveva dato un pochettino di tempo fa e io ho sempre voluto chiederle qualche cosa di questo. Io vedevo e vedo questi post, per esempio questo bellissimo, questa nuvola con l'elefantino, con Cloud Therapy come hashtag, e volevo che ci parlasse, ma perché le nuvole, Alessandra, ce ne parli? Perché le nuvole, Mauro, non lo so, penso che ad un certo punto alcuni elementi della natura parlino ad ognuno di noi. Ti posso dire che ho un profondo amore per gli aeroporti, per il volo. Da poco ho cominciato anche a fare deltaplano e quindi le nuvole sicuramente mi piacciono da morire, ma come a tutti, perché ti garantisco che la cosa più bella di questa improbabile terapia delle nuvole sono le nuvole meravigliose che ricevo su WhatsApp, su Messenger, con i racconti di quando sono state scattate o del perché o dell'emozione che quelle persone provavano. E quindi questa terapia, in effetti, così leggera e probabilmente inutile in tempi come questi, dove le paure sono tante da gestire. È stato un modo per trovare le mie parole, per parlare a me stessa. E ho visto che a modo suo questa leggerezza è riuscita anche a dire qualcosa ad altre persone. Quindi io volevo smettere, perché ho detto, boh, basta, insomma, non so più che cosa scrivere. E da quel momento lì ho cominciato a ricevere le nuvole degli altri. Quindi mi fa piacere, vedo che hai scelto quella alle mamme, che chiaramente è una di quelle che è piaciuta di più, e l'elefantino, che è stata una bella sorpresa, a merito di mia figlia, perché occorre dire che io quel giorno stavo a testa bassa, non ero poi così serena, era il giorno in cui si mormorava che Rimini sarebbe stata chiusa, zona rossa, io non sapevo se rientrare oppure no. E lei mi dice: mamma, c'è un elefante in cielo. E infatti poi vedo, io ho messo anche questo. Poi, come sempre, Mauro, le maestre sono molto più creative di me. E questa, in effetti, è la maestra Oriana di Casiere, che ha chiesto ai suoi bambini di dare una mano a me e ad Amanda a scoprire la storia di queste nuvole. E quindi io sto scoprendo un sacco di leggende che nemmeno conoscevo, perché questi bimbi di 9-10 anni sono splendidi ricercatori. C'è da dire che questo testo mi ha colpito molto perché entra nel nostro tema. Qui Alessandro, che è appunto uno dei bimbi di Oriana, racconta di come disegnava il cielo all'inizio. Prima faceva queste nuvolette e poi disegnava il sole e poi con l'azzurro colorava il cielo. Quando lui ha visto questa nuvola che così tanto assomigliava ad un elefante, ha scritto alla sua maestra che da adesso in poi potrà anche lui disegnare cieli con le nuvole, con le forme di animali bellissimi. Infatti, vedete nell'angolino la nuvoletta a forma di elefante che ha disegnato lui. E mi sembrava bello perché è arrivata proprio per caso, però ci racconta come il disegno sia una trasformazione. Come in quel tempo in cui accade, accadono in realtà delle cose molto molto belle da osservare. Ma dov'è un bambino quando disegna? E qui comincio a mettere qualcuna delle immagini bellissime che tu hai selezionato e mi hai mandato. Poi, quando vuoi che le faccia andare avanti, me lo dici, eh? Basta che tutto quello che è funzionale avanti e indietro non c'è problema, Alessandro, basta che sia funzionale al tuo discorso. Sì. Ma guarda, Mauro, le puoi mandare anche abbastanza random perché sono più per così dare anche alle maestre immagini più belle che non la mia faccia chiaramente per un'ora. Però sì, dov'è un bambino quando disegna? Penso che una cosa divertente che tante maestre hanno osservato meglio di me siano le tante smorfie concentrate dei bimbi quando disegnano, queste linguine che escono dalla bocca e si mettono in mille posizioni, i nasi che cominciano ad arricciarsi, il corpo che spesso prende
una sua posizione piega per entrare completamente dentro quel disegno. Io penso che un bambino quando disegna forse più che essere in uno spazio è in un tempo. È in un tempo in cui accadono delle cose e se mi permetti vorrei provare a ragionarci con le maestre con questo libro qua, che di sicuro loro conoscono perché è un libro in qualche modo utilizzato per tanti motivi a scuola. Lo ripassiamo solo velocemente perché abbiamo Vashti che non ne vuol sapere di disegnare. La sua maestra fa questo tentativo, un orso polare in una tempesta di neve. E noi sappiamo bene come cerchiamo N strategie per riuscire a tenerli in qualche modo agganciati. Vashti non ci casca, però pur di far contenta la maestra fa sto benedetto punto che la maestra le chiede. Dopodiché la maestra chiede anche alla bambina di firmarlo e siccome tutti i bambini amano la follia le loro maestre, Vashti firma e fa contenta la maestra per la seconda volta. Poi ci sono le due pagine più belle secondo me del libro, dove Vashti torna in classe la settimana dopo e vede il suo disegno con il suo puntino e la sua firma inserito in questa splendida cornice dorata. E allora lei comincia una ricerca che Bruno Munari avrebbe apprezzato profondamente, perché si chiede, ma in quanti modi posso fare un punto? E comincia a sperimentare con colori diversi, dimensioni diverse, strumenti diversi, addirittura arriva a scoprire vuoto il pieno, il positivo e il negativo. Arriviamo al giorno in cui c'è una mostra, lei chiaramente ha un super successo, e arriva questo bimbo che le dice vorrei essere anch'io bravo con te, ma non so tracciare nemmeno una riga. E Vashti cosa fa? Gli dice impossibile, fammi vedere. Il bambino segna questa riga un po' tremolante, Vashti guarda quel ghirigoro e propone al bambino di firmarlo. E il libro è finito, ma io non sono d'accordo. Perché? Alessandra, scusa, ti interrompo un attimo. Dici prima bene che libro è, perché è una domanda che arriva. Ve lo faccio vedere, ecco qua, l'ho riuscita a vedere meglio tutte? Credo di sì. Il titolo appunto è di Ape Junior e mi piaceva con le maestre ragionare invece su queste due pagine qua. Perché Reynolds fa finire il libro dandoci l'impressione che il gesto trasformativo sia la firma. Ma in realtà Vashti non comincia un nuovo percorso, un viaggio dentro quel punto grazie alla firma, ma grazie a questa cornice, grazie al tempo che la maestra si è presa per lei. Ha dato valore alla sua fatica, l'ha incorniciata e nemmeno in una cornice a caso, in una cornice dorata. Ecco che allora in quel momento il prendersi cura della maestra, l'attenzione che la maestra ha per il suo disegno, permette a Vashti di cominciare una nuova storia con il disegno. E quindi ecco dove un bambino quando disegna probabilmente è in un tempo che a volte a noi non è dato nemmeno esplorare bene come fanno i bambini e ve lo leggo con le parole di Berger e poi vi faccio vedere il libro perché questo è un libro da avere assolutamente e lui ci dice potremmo pensare ai disegni come a gorghi sulla superficie del corso del tempo? E allora mi piaceva velocemente, perché mi rendo conto che abbiamo bisogno di leggerezza e guardate un po' gli appunti che dobbiamo percorrere e non abbiamo tantissimo tempo, mi piaceva però che non ci dimenticassimo i 4.000 disegni nati a Teresina. In un campo di concentramento dove questi bambini affrontano l'orrore disegnando. Perché questo ci aiuta a dirci che il disegno non è quell'operazione, il produrre immagini, il dedicare tempo alla comunicazione visiva del bambino, non è qualcosa che può avvenire solo a corredo di un testo, perché magari hai fatto il tema o riassunto e adesso fai il disegno.
Sarebbe bello se non fosse solo qualcosa che arriva quando il bambino è stanco. È chiaro che di sabato mattina, l'ultima ora, non gli possiamo sparare l'analisi logica, però il bambino rischia di vivere alcuni linguaggi come più importanti, ad esempio il linguaggio logico-matematico o quello legato alla parola. E invece tutto quello che funziona per immagini in qualche modo è secondario, è minoritario, arriva dopo se c'è tempo. A volte è l'esperienza del lavoretto, quindi di qualcosa dove a tutti i bambini viene chiesto di produrre qualcosa di identico. Ecco, se noi pensiamo invece a questo rapporto con l'invisibile che questi 4.000 disegni di Teresina ci raccontano, ci accorgiamo che quando i bambini producono le immagini siamo di fronte a qualcosa che è quasi misterioso. E c'è tre righe scritte sempre da Berger, molto evocative, che io amo leggere spesso e ancora non sento di aver colto la potenza di queste parole. Però Berger ci dice: il disegno è essenziale quanto il canto ci rende umani. Detto questo, il disegno resta altrettanto misterioso, ma almeno abbiamo un'idea della portata del suo mistero. Allora, se noi ci avviciniamo alla voglia, al bisogno dei bambini di disegnare, di produrre immagini, con tutte le tecniche che la scuola può mettere loro a disposizione, con tutti gli strumenti, dagli analogici ai digitali, ecco che allora ci accorgiamo che non siamo di fronte a un lavoretto, siamo di fronte ad un mistero, ad un mondo che velocemente cerchiamo di percorrere insieme, che quasi basterebbe questo in qualche modo a riempire la scuola, a prescindere dalle aule quando le abbiamo e quando non le abbiamo. E allora mi piaceva collegarmi con qualcosa di molto più leggero, da brava riminese, e le mie maestre che mi seguono da Rimini si sentiranno a casa, perché questi sono i disegni di Federico Fellini. Allora, io ve ne faccio. Aspetta un attimo, Sì, che sì, sì. arrivo. Arrivi, scusa, Mauro. Ah, No, ecco. ma sono io, siamo lontani, ma mi devi avvertire, mi devi guidare, perché io lascio un po' di immagini sul fondo, sul tuo discorso, come mi hai chiesto, però poi mi devi avvertire quando fai vedere delle cose. Ok. Ok, li apro abbastanza a caso, quindi non so che cosa vi sto facendo vedere di Federico Fellini, ma mi Anche piace qui devi molto. far vedere, anche qui devi, adesso continuo a interromperti, anche qui devi far vedere bene il titolo. Ecco, perfetto. Eccolo qua, Scusate, scusa, immediatamente riconoscibile. ti E interrompo se... ancora un attimo, Alessandra. Stai creando una vera biblioteca di arte, eh? Di arte, immagine, di disegno. In realtà Bellissimo. sono collegamenti in ordine sparso, però mi piaceva che viaggiassimo appunto fra profondità e leggerezze, perché in realtà quello che possiamo è pennellare un argomento meraviglioso. Ma sentite, a Fellini viene chiesto perché disegna. E risponde: perché disegno i personaggi dei miei film? Perché prendo appunti grafici delle facce, dei nasi, dei baffi, delle cravatte, delle borsette. Questo quasi inconsapevole, involontario tracciare di rigori, fare pupazzetti che mi fissano da ogni angolo del foglio, volti decrepiti di cardinali, fiammelle di ceri e tette, sederi e infiniti altri pastrocchi. Insomma, tutta questa paccottiglia grafica dilagante, inesausta, che farebbe il godimento di uno psichiatra, forse è una specie di traccia, un alla fine del quale mi trovo con le luci accese nel teatro di posa il primo giorno di lavorazione. Allora, Federico Fellini, secondo me, è uno splendido esempio di come il disegno possa stare in relazione con il progetto, perché Fellini per primo ci dice che il disegno è quella distanza necessaria per chiarire a se stesso che cosa vuole dai suoi personaggi, dalle scene che entrano nei film. Lui parla addirittura di marcia di avvicinamento, cioè il disegno ci permette prima una distanza e poi una riduzione di questa distanza per riuscire a capire sempre meglio
quello che in qualche modo è il progetto che vogliamo sviluppare in profonda però relazione con noi. E che il disegno sia necessario a capire il mondo, qui gioco in casa, perché non posso non parlarvi del mio maestro Manzi. Questa è un'enciclopedia meravigliosa, vedere e capire, che porta la firma di Alberto Manzi e di Bruno Munari. E vi faccio subito proprio un esempio molto concreto. Qui voi potete vedere la risposta a una domanda complicatissima. Che cosa succede dentro un uovo quando da quel liquido biancastro e giallo noi abbiamo qualcosa che nasce di una materialità totalmente diversa? Perché riuscire a produrre un becco e una piuma è un miracolo che riesce solamente all'uovo. Allora, se noi immaginiamo di chiedere ai nostri bambini che cosa secondo loro accade dentro quell'uovo, i nostri bambini ce lo possono dire disegnando. Se lo facciamo a parole siamo un po' delle carogne, perché immaginate di descrivere una cosa così complessa con solo lo sforzo a disposizione delle parole. Quando il bambino invece disegna, che cosa fa? Innanzitutto, per la prima volta, si chiede quello che sa di quell'argomento. Comincia a mettere in relazione le cose che sa e come le sa. Fa delle ipotesi scientifiche che ci racconta attraverso il disegno. È obbligato a chiarirsi l'essenziale, le strutture fra le cose, a capire che c'è una struttura. E quindi noi gli stiamo dando modo di fare in autonomia, grazie alla sua immaginazione, un lavoro scientifico formidabile che poi lui avrà voglia di raccontarci, perché a quel punto non fanno in tempo a finire di disegnare l'ultimo dettaglio che diranno: maestra, maestra, io ho avuto questa idea, secondo me dentro l'uovo accade questo. Ed è la grande differenza fra l'avere qualcosa da dire, perché tu senti l'urgenza di comunicare quello che in qualche modo hai scoperto, quello che è nato dal tuo disegno, e il dover dire qualcosa perché sei l'ultimo bambino che sta zitto e prima o poi sai che la maestra vorrà sentire anche la tua voce. Allora ecco, Alberto Manzi, che non a caso ci aveva proposto appunti per rapidi disegni alla lavagna, perché secondo lui il disegno era uno strumento fondamentale per riuscire a tenere nei bambini la tensione cognitiva, quella curiosità, quel desiderio proprio di sapere che quasi la maestra non deve mica fare sforzi, perché nasce dal di dentro del bambino. Però la maestra si è preparata bene perché questa motivazione possa trovare tutta la forza per emergere e per strutturarsi. Se ancora abbiamo dei dubbi su quanto sia necessario disegnare per capire il mondo, vi volevo proporre questo tomo qua. Visto che a Mauro ho preparato anche delle immagini del Senegal, lui sì. Si chiama Frédéric Brulli Boisdré, in realtà è della Costa d'Avorio. E che cosa fa questo signore? Si accorge che la sua comunità non ha un codice visivo per raccontare al resto del mondo quello che sa, i suoi saperi. E allora, com'è meraviglia di ancora alcune scritture africane che sono quasi dei silent book piuttosto che degli alfabeti per immagini e segni, che cosa fa? Comincia a disegnare in questi fogli di carta di 10 cm per 15 quelli che sono gli aneddoti, i proverbi, le situazioni di vita comune, quotidiana della sua tribù. E quando a Parigi nel 1989 il Centre Pompidou farà una mostra dal titolo meraviglioso Les Magiciens du Monde, che è intraducibile in italiano senza perdere in qualche modo quel potere evocativo che invece ha in francese, lui ai giornalisti dirà che è un ricercatore che disegna. E a me è piaciuto da morire perché mi sono detta: caspita, i nostri bambini sono ricercatori che amano disegnare, e quindi è fondamentale dare loro. E io adesso con disegno in realtà
sto tenendo sempre dentro in realtà un mondo dove ci servono le forbici per il collage, ci serve il pennello per dipingere. Quindi lasciate che davvero dentro ci possa stare il fare arte con i nostri bambini. Perché? Perché la pratica artistica da una parte è apertura del bambino verso una sperimentazione, verso qualcosa che lui non conosce, perché il bambino comincia a disegnare e non sa dove arriverà. Ma dall'altra parte, come maestre, possiamo dare loro quegli strumenti, quelle tecniche, delle regole, delle metodologie, perché quell'uscita da sé del bambino sia sostenuta e accompagnata. E allora non è una caduta nel vuoto. Perché guardate che lo... Scusa, Mauro. No, finisci, finisci, poi ti interrompo perché ho una serie di domande che devo farti ora perché altrimenti poi ce le perdiamo. Ce Finisci. le perdiamo. No, l'ultima cosa sul famoso lavoretto. Il lavoretto, secondo me, è quel momento in cui la scuola aiuta i bambini a rendersi conto che ci sono dei riti in famiglia. C'è una mamma che si fa il mazzo per loro tutti i giorni e mica ci sono così tanti mariti romantici che si ricordano di regalare un fiore. Quindi, quando è la festa della mamma, ricevere qualcosa fa anche piacere. Il problema, però, è che nel momento in cui il bambino viene a casa, con qualcosa che è nato dalla sua espressività, chiaramente dentro una serie di regole e strumenti che noi abbiamo dato al bambino, quello è davvero un gesto d'amore per la sua mamma. Ma se la mia bambina viene a casa sentendo che il suo pulcino, e fra un po' è Pasqua, quindi è venuto schifoso e a lei non piace, quando me lo dà, per me è uno psicodramma familiare. E quindi io mi dico, ricordiamoci sempre che la cosa più bella di questi momenti è lo scambio che l'arte rende possibile fra le persone. Quindi non possiamo mettere da parte l'idea che tutti i bambini convergano verso un pulcino fatto allo stesso modo, chiediamoci invece quanti pulcini diversi possono nascere da quelle uova. Perché non c'è bambino che disegna allo stesso modo di un altro bambino. Non perdiamo mai questa ricchezza meravigliosa. Allora hai già risposto in parte, però volevo raccogliere un po' di domande perché è interessante. Intanto il primo è un ordine. Allora l'ordine è mio. L'ordine è tirare giù la bibliografia e fornire immediatamente tutta la bibliografia in maniera tale che noi possiamo girarla a chi sta guardando, a chi sta partecipando in questo momento. Poi raccolgo un po' di cose perché vado in ordine sparso, no? C'è qualcuno che chiede come spronare un bambino che non vuol disegnare, qualcuno che dice, che chiede ha senso che i bambini copino delle opere d'arte, qualcuno che chiede è corretto dire a un bimbo che non sa disegnare, che i suoi disegni non sono belli, oppure è errato dire a un bambino non capisco cosa hai disegnato, come fare a capire il suo disegno per commentarlo insieme a lui. Sono tutte cose che in qualche modo mi sembra che stiano sotto un unico ombrello, no? Se vuoi, cioè che attengono proprio perché tu hai parlato proprio molto anche del capire il mondo attraverso il disegno, proprio questo discorso proprio dell'espressività, no? Perché parte di capire che il disegno è indispensabile per capire il mondo, ma è proprio fondamentale per farlo esprimere e tutte queste cose stanno sotto questo cappello della, dico libertà di espressione, la dico così e poi tu la racconti. Sicuramente Mauro, le domande che stanno arrivando meriterebbero ore, Sì. ognuna di quelle domande. Hai ragione, adesso sono partita dall'arte come strumento per capire il mondo, proprio perché Giustamente. mi interessa farlo uscire un po' dal recinto di arte immagine, perché come chiede la maestra, del copiare le opere, penso che gli strumenti con cui noi possiamo produrre comunicazione visiva siano molto di più rispetto alla sola opera d'arte.
Quindi ecco, è importante, come ci avrebbe detto Manzi, ricordarci che possiamo fare scienze, possiamo fare matematica partendo dalle immagini e dal disegno. Dopodiché, che cosa dire ad un bambino che non vuol disegnare? Io fare come faceva il maestro Federico Moroni, che mi ero tenuta per la fine perché è una bella chicca. Poi lo riprendiamo. Sì, l'anticipiamo, non è un problema. Federico Moroni era il maestro della scuola del Bornacino. Uscirà con questo libro, Arte per gioco, arte per nulla. E quindi già vi dice dove vuole andare a parare. Poi le frasi meravigliose non me le fate giocare adesso, perché sennò non so poi come chiudere. Però che cosa fa questo maestro? Comincia a disegnare prima dei suoi bambini. Lui ad esempio prende una foglia di fico e racconta nelle lettere anche che scrive in quel periodo ad altri maestri, prende una foglia di fico e comincia con il pennino a correre lungo la linea di contorno della foglia. Che cosa succede? Che senza bisogno di dire niente, un bambino si alza, va a raccogliere un'altra foglia di fico e comincia con lo stesso gioco. Allora, nel momento in cui disegnare, produrre immagini è un compito che crea un'aspettativa, sottoposta spesso ad un voto, dove io mi devo confrontare con Picasso, cioè, perché è chiaro che, insomma, non maestra, vado a dare due calci nel pallone e ci vediamo quando è finita l'ora di artistica. Nel momento invece in cui fare arte significa imparare a guardare, imparare a osservare i dettagli, prendersi il gusto di scoprire le tecniche di questi artisti, la poetica che avevano dietro, perché Miró che ci dice lavoro come un giardiniere, cioè è bellissimo, no? Un giardiniere che progetto fa? Un pressapoco? Anche il miglior giardiniere non ha fino in fondo idea del risultato cui arriverà, dipenderà dal tempo, dipenderà dal terriccio, dipenderà da semi portati dal vento che si ritroveranno lì con i suoi progettati e voluti in un certo modo. E quindi ecco, secondo me è importante che anche nel nostro fare arte immagine noi teniamo aperto tutto questo mondo e che le immagini non diventino solo qualcosa di cui si occupa la maestra di italiano, proprio perché possono invece trasversalmente servirci quando lavoriamo con le tecnologie, essere fondamentali nella geometria, possiamo farci operazioni aritmetiche e tutto quello che ci serve ogni volta che dobbiamo fare ipotesi. Adesso, prima di andare magari a vedere anche proprio qualche esempio di quello che si può fare proprio materialmente a scuola, anche dei percorsi, che c'è una domanda, più di una domanda, su un tema che è molto delicato, magari sta un po' a fianco per certi versi, magari hai già risposto, però mi piace farla anche perché è un tempo in cui vale la pena farla, ed è una cosa che si risolve alla radice forse secondo me, ma che noi editoriali ci siamo sempre posti. Qualcuno dice come comportarsi di fronte ai bambini che non hanno, perché poi tradizionalmente arte immagine a scuola, tradizionalmente in molti casi si fa, in certe occasioni si fa appunto come dicevi tu, qui siamo fuori dalla logica, ma se si è nella logica del lavoretto eccetera, qualcuno dice come comportarsi con i bambini che non hanno il papà o la mamma, come comportarsi, che cosa succede? Sì. So che ti metto in una situazione difficile e non siamo nella zona, però forse ha anche senso uscire un attimo dalla logica del lavoretto per la festa del papà, forse. Sì. Cioè, sicuramente se arte immagine rimane quella cosa che appunto la festa di Pasqua, il Natale, la mamma, il papà, non so se per i nonni si faccia qualcosa perché ogni tanto in effetti si perdono dei pezzi. Io penso che questo ancora
a monte in qualche modo richiami la complessità della vita, nel senso che è chiaro che abbiamo bambini che non hanno genitori, abbiamo bambini che hanno altre feste fondamentali per le loro religioni e non sempre in qualche modo la scuola riesce a tenere tutta questa complessità dentro. Io penso che dipenda anche nello specifico dal contesto che la maestra vive, perché comunque non sparisce l'idea di mamma, non sparisce l'idea di papà, non sparisce l'idea di festa religiosa, e quindi è comunque qualcosa che nel pieno e nel vuoto comporta che il bambino ci faccia i conti. Quindi può darsi che non sia con il lavoretto, appunto io l'ho nominato perché spesso mi capita di seguire i tanti scambi fra insegnanti che si riducono un po' a voi che cosa fate per Natale. Penso invece, come spero di far passare, che lavorare sulle immagini, lavorare sul disegno sia qualcosa che innerva tutte le discipline e che è uno strumento conoscitivo potentissimo per il bambino e anche uno strumento espressivo. Quindi è chiaro che nel momento in cui io porto fuori il mio mondo, porto fuori anche il fatto che io la mamma non ce l'ho, così come posso portare fuori le tante case, a noi è capitato su tanti progetti di dover raddoppiare i materiali proprio perché con la mamma ci sono certi riti e c'è una casa, con il papà ce n'è un'altra. E non sono per le risposte, non sono così brava per le risposte che vadano sempre bene in ogni qui, in ogni dove. Penso che se noi ci abbassiamo e guardiamo negli occhi i nostri bambini, sappiamo che nel qui ed ora è più opportuno fare una cosa anziché un'altra. Ad esempio, secondo me una dimensione bellissima è il disegno collettivo, dove tutti insieme possiamo celebrare un rito e non c'è sempre bisogno di un lavoro individuale. Infatti vi volevo spezzo una lancia con un pochino di poesia, se riesco a recuperare questo libro. Sì, apparentemente okay. Non c'entra nulla col nostro tema. Io l'ho comperato, Mauro, perché a me non mi piglia nessuno. E questa è una bellissima storia d'amore. Ah, così. Mi ha fatto molto ridere, però mi sembra molto bello da condividere con le insegnanti, perché che cosa succede? Che questa meravigliosa creatura qua fa di tutto per farsi vedere da questo signorino qua. E chiaramente fa le cose più assurde, più improbabili, più impensabili, compreso, guardate un po', fargli la posta sul ramo, e lui legge un libro e non se la guarda neppure. Però sentite ad un certo punto che cosa accade nella nostra storia. Adesso arrivo alla pagina giusta. Ecco qua. Un giorno è partito per andare lontano, perché gli piace guardare il paesaggio dai finestrini del treno. Sulla parete, davanti a camera sua, ho dipinto i paesaggi che ha visto, perché al suo ritorno potesse rivederli. Mentre disegnavo, avevo la sensazione di non poter respirare, allora ho deciso di togliermi per un attimo il costume. Proprio in quel momento il ragazzo è tornato e mi ha vista. Così abbiamo finito insieme il dipinto. Allora, guardiamo in queste quattro pagine che cosa accade e se può accadere qualcosa che ci interessa particolarmente. Allora, questa bimba, che chiamiamo Luce giusto perché è il titolo del libro, dipinge il mondo con gli occhi di qualcun altro. Che il primo modo, in qualche modo, no, per provare empatia, per sentire la relazione con l'altro. Mi metto nei tuoi panni, immagino addirittura i tuoi paesaggi e ti disegno per te come grande gesto di generosità, perché il disegno è un ricevere e un dare,
E che cosa succede? Che questa possibilità di guardare il mondo con gli occhi di qualcun altro è talmente potente, forte e profonda che la piccola luce si sente soffocare, finalmente si toglie la maschera. E dopo aver fatto di tutto per farsi vedere da questo screanzato, lui finalmente la vede. E anche qui io mi sono detta, quante volte noi diamo la possibilità ai nostri bambini attraverso il disegno di essere visti, di lasciarsi guardare. E come finisce? Che i due disegnano insieme. Così abbiamo finito insieme il dipinto. Allora, tutte le maestre più brave di me che mi stanno ascoltando sanno benissimo che se prendiamo l'esperienza di Mario Lodi, di Gianfranco Zavalloni, l'importanza proprio del disegnare insieme, di quel passare dall'io al noi attraverso un gioco che le immagini, gli strumenti, le tecniche artistiche ci permettono. Quindi non ho idea di che cosa in ogni situazione sia meglio fare, ma penso che nel momento in cui noi teniamo una relazione profonda con i nostri bambini e teniamo aperti tutti i canali di comunicazione, magari forse non è per la mamma, ma è per una figura femminile per loro importante, per una donna a cui vogliono bene, perché comunque in ogni caso qualcuno si occupa di noi. Però detto questo, fate meno lavoretti possibili e fate in modo ipercreativo. Quindi ad esempio sull'uovo, adesso che è Pasqua, centroalbertomanzi.it, voi avete uova bellissime di uccelli scomparsi, rari, messi a disposizione da un editore, faccio un piccolo spot, Mauro, che è Farm Allora. and Continent, che gratuitamente ve le ha messe lì per poter ispirare i bambini con la bellezza di un uovo che assomiglia a una calligrafia. Grazie, sapevo che avrei avuto una risposta bellissima. Senti, adesso, siccome ci sono chiaramente altrettante domande di persone che chiedono di vedere qualche esempio pratico, allora io riapro le slide, vado sul percorso a cui, sui percorsi a cui ha lavorato, se sei d'accordo, per noi, così andiamo a vedere un attimo che cosa, delle cose da fare a scuola. Va bene? Volentieri. Vado. Adesso, se i potenti mezzi me lo consentono, Le vedrò anch'io, Mauro? direi di sì. Perfetto, sì. Assolutamente, aspetta che adesso poi me lo dici. Sì, è vero che noi siamo proprio in diretta, io e te oggi. Facciamo proprio una cosa. Scorriamo. Ecco. Allora. Lo vedi? Perfetto. Sì, me lo sta caricando. Poi mi dici tu quando andare avanti, che cosa fare. Sì. Allora, chiaramente, maestre e maestri, insomma, con cui siamo insieme, questo è scoprire l'acqua calda, nel senso che sono certa avete fatto ricerche molto più belle, più interessanti. Con Mauro abbiamo pensato di tirare fuori alcune pagine da questo quaderno di arte e immagine perché in questo momento potevano essere delle micro proposte da fare ai nostri bambini. Queste pagine poi Rizzoli le metterà gratuitamente a disposizione anche per gli insegnanti e per le scuole da poter utilizzare, quindi in qualche modo sono anche già impaginate e ci permettono di Scusa motivare. Alessandro, alla fine dico dove sono disponibili, ok? Perfetto. Vai pure. E quindi, ad esempio, in questo caso, a partire da un'opera meravigliosa e da un'esperienza che possiamo fare anche dalla nostra finestra di casa, perché piove, io adesso sono sotto una bufera di neve, e giocare con le linee che ci possono raccontare il cielo. E quindi vedete, noi abbiamo cominciato con che tipo di segno può raccontare la pioggia, che tipo di segno può raccontare il vento. Sono segni grafici molto semplificati, le scie degli aerei, l'albo, il tramonto. Abbiamo lasciato aperto l'arcobaleno e il temporale, ma è chiaro che i bambini poi potranno aggiungere e voi potrete aggiungere tutti i fenomeni che da una finestra, anche stando in casa, noi possiamo osservare e possiamo osservare facendo un catalogo del cielo.
E queste, ecco, sono proprio delle micro idee per far sì che i nostri bambini stiano più tempo davanti a un cielo e possibilmente non ore e ore su piattaforme online, anche perché fino a ieri avevamo il problema del consumo sugli schermi fra videogiochi, tablet e televisione, adesso sembra completamente sparito. Mauro, vai pure, sì, un'altra attività che ci ha divertito molto nel sussidiario è immaginare i nostri bambini designer ed esperti di giocattoli, perché sono sicuramente oggetti con cui loro hanno una notevole dimestichezza, quindi in questo caso ad esempio chiediamo loro di risolvere dei problemi. La Befana ne ha uno gravissimo perché le si è rotta la scopa e quindi potete ben immaginare la tragedia. Noi abbiamo cominciato a disegnare una possibile soluzione e ci auguriamo che i bambini ne abbiano anche altre. Peter Pan invece vorrebbe fare una struttura di gioco, uno scivolo che non si è mai visto sull'isola che non c'è, ed ecco che poi dopo le pagine in realtà sono molte di più, questi sono solamente degli assaggi, però anche qui l'idea è quella di risolvere dei problemi, che in questo caso sono dei problemi abbastanza immaginifici e immaginari, però permettono al bambino di calarsi dentro un problema leggero, scherzoso, anche un po' poetico, e immaginare una soluzione cui però deve in qualche modo motivare scelte tecniche, materiali e motivazioni del progetto. Andiamo pure avanti, Mauro. Questo è il mio primo gioco da designer e gli schizzi sono in qualche modo ispirati da Libuse Niklova, che è questa designer cecoslovacca meravigliosa che per prima fa questi gonfiabili bellissimi. E vedete questa carta quadrettata, l'idea che un gioco può essere osservato anche in un altro modo. Posso prendere le misure, posso osservare i materiali, i colori, posso smontare questo gioco e aprendolo scoprire come funziona, che cosa c'è dentro, come i meccanismi interagiscono fra di loro. E di sicuro in tutte le case abbiamo un gioco che sta lì, che non apriamo da secoli, e quindi con tanto di cacciavite o di forbici, se fosse un peluche, possiamo anche solo andare a scoprire i materiali, le qualità di questi materiali all'interno. Andiamo pure avanti, Mauro. Qui invece abbiamo appunto altre opere d'arte come Jeff Koons o Murakami, e proprio perché il gioco sa anche diventare opera d'arte, e quindi qui chiediamo al bambino di inventarsi lui una scultura, un'opera a partire da un giocattolo. Vedete che non è niente di mai visto o stratosferico, ma sono tutte attività che in qualche modo si vogliono riagganciare alla quotidianità del bambino, mandandolo in direzioni più scientifico-matematiche o più immaginifiche, proprio per dargli modo di vivere alcune situazioni, potendo tirare fuori quello che sa e quello che avrebbe voglia di esprimere e di condividere con i compagni e con la maestra. Queste sono per i più piccolini, un paio di forbici in casa ce le abbiamo e quindi possiamo lavorare in modi che conoscete meglio di me. Questo è un gioco semplicissimo e dato un qualsiasi foglio di carta o materiale di recupero, l'idea è di utilizzare tutti i pezzi che abbiamo a disposizione fino a che non otteniamo qualcosa che ci convince. È un gioco appunto di ritagli che però anche qua permette al bambino, a partire da una regola chiara, deve usare tutti i pezzettini e quindi questo comporta una riprogettazione continua. Il bambino può anche dedicare tanto tempo ad arrivare ad una soluzione visiva che per lui è interessante. Andiamo pure avanti, Mauro. Anche qua, sempre appunto piccoli giochi con le forbici, dal positivo al negativo, che Bruno Munari per primo ci insegna, poi diventano forme che ci permettono di sviluppare delle idee e quindi che cosa ci vedi? Che cosa potrebbe diventare, come possiamo dare senso a questa forma, a questo abbozzo di forma,
lavorando anche appunto con pezzi di giornale, con qualche catalogo forse che ci è rimasto dall'ultimo supermercato che ci ha mandato le offerte di frutta e verdura prima che la metà delle cose diventassero così faticose. Andiamo pure avanti, Mauro. Il fotomontaggio, cioè, vedete anche qui dove quello che fa la differenza è la cura. È chiaro che ogni attività diventa banale nel momento in cui un insegnante non ha curato a sufficienza il materiale di partenza dei bambini, non ha fatto per prima una selezione, anche operando delle scelte molto rigorose, perché è più importante a volte lavorare solo con i verdi se vogliamo che i bambini per la prima volta osservino il verde. È chiaro che se noi abbiamo sempre fra le mani qualcosa che mai abbiamo osservato e usato per davvero, perché mai in qualche modo ci ha posto dei limiti, è stata condizione necessaria a sviluppare qualcosa, finché in qualche modo non ci abbiamo anche litigato, diventa difficile poi riuscire a fare quel passo in più. Quindi un'attività semplicissima come il fotomontaggio può anche in questo caso diventare qualcosa che poi voi maestre potete riunire insieme. Se un giorno torneremo a scuola, o può essere il punto di partenza di descrizioni, racconti, testi. Il frottage è anche questo un classico. Abbiamo tante superfici in casa, tanti oggetti, e quindi perché no? Possiamo partire dalla scoperta di tutte le texture che la nostra casa nasconde o esibisce, e utilizzarli poi a mano per cominciare una ricerca visiva, dove possiamo anche arrivare al figurativo, come nell'esempio del quaderno di arte immagine. E qui andiamo un pochino più sul difficile, questo è per i più grandoni di quarta e quinta, è collegato alle infografiche, è ispirato al lavoro che io amo tantissimo di Giorgia Lupi, dove lei riesce a trasformare i dati in disegni. Anche qua abbiamo tanti dati che possiamo raccogliere, banalmente dai passi che mi servono per andare dalla cucina al bagno, quanti scalini ho in casa, quante finestre, quante porte. E quindi ecco, cominciare una conta delle cose, e questa conta diventa un gioco che ci dà alla fine una restituzione visiva, perché ogni bambino trasforma questi numeri in forme e in colori. Qui vedete la pagina finale, noi nelle pagine precedenti accompagniamo il bambino nel guardare il mondo attraverso i dati e nel riuscire a raccontare questi dati disegnando in un modo molto personale, quindi fuori dalle torte e dalle colonne di Excel. E questo è un altro lavoro fra matematica e artistica, proprio perché in questo caso è la fabbrica dei mostri, ci ricorda altri giochi che sicuramente abbiamo visto, Petulè quando ci chiede di tirare un dado e di disegnare quattro occhi o sette braccia. Questa è una proposta che appunto nata probabilmente nella preistoria, ma dove noi possiamo mescolare elementi diversi, e quindi il bambino nel mettere insieme due elementi, nel fare delle relazioni, produce dei nuovi significati. E qui arriviamo all'ultima parte, Mauro. Io non so quanto tempo abbiamo. Allora, siccome io e te siamo, scusate, uno peggio dell'altro, siamo assolutamente fuori tempo. Quindi allora a questo punto ti rifaccio la domanda. Allora, alla fine, come si fa a prendersi cura della propria fantasia? E ti metto sull'ultima slide su questa. No, adesso lasciami questa Ok. perché questa era l'ultima slide. No, come si fa a prendersi cura della propria fantasia? Sicuramente giocando. E qui questo titolo di Moroni, Arte per gioco, arte per nulla, penso che sia una frase davvero che possiamo scrivere e mettere sotto il cuscino e dormirci sopra. Io penso che per prenderci cura adesso della nostra fantasia dobbiamo proprio rinunciare a tutto quello che in qualche modo cerca di spiegare, di dare ordine,
e accettare che invece c'è tanto disordine, a volte c'è più vuoto che pieno, e quindi semplicemente abbiamo bisogno di un angolo dentro di noi, fuori da noi, nelle relazioni che abbiamo in cui poter coltivare la nostra fantasia. Mi rendo conto che non possiamo andare manco a comprare un quaderno nell'alimentari, però Moroni ci diceva questa cosa che vi riporto perché per me è bellissima. Per disegnare o dipingere bisogna che tu senta il desiderio irrefrenabile del gioco, così forte da non poterlo rimandare. E che la tua arte sia arte per gioco, inventata come un giocattolo, un'arte che trovi ammirazione e consenso nel tuo cortile, magari fra i barattoli vuoti, i gusci d'uovo e la cenere del bucato, accolta e festeggiata da un rocchetto di legno e una penna di pollo. Cioè, penso che in questo pezzo potentissimo Moroni ci dica come da una buccia d'uovo, da una penna di pollo, noi possiamo trovare quel dettaglio meraviglioso che ci permette in qualche modo di ricominciare un gioco e un gioco per immagini. E Take Takeo, che da giapponese sa bene quanto nei frammenti noi possiamo trovare una bellezza incredibile, ci dice: tutto ciò che non puoi vedere lo puoi disegnare, tutto ciò che sai immaginare lo puoi vedere. E allora io penso che in questo momento coltivare la nostra fantasia sia proprio stare qui, stare in una dimensione di arte per gioco e di arte per nulla e di farla vivere ai nostri bambini. Come riprenderei alcune cose del maestro Manzi, perché siccome nelle ultime settimane mi sono sentita fare quasi tutti i giorni la grande domanda, ma Manzi cosa avrebbe fatto? Chi lo sa? Nel senso che Manzi era un genio ed è impensabile rispondere a questa domanda, mi sono chiesta però che cosa forse Manzi avrebbe detto a noi adulti, in particolare agli insegnanti che all'improvviso hanno dovuto affrontare una scuola senza più i muri delle loro aule. E allora io mi sono segnata questi appunti. Manzi era un maestro che aveva creatività e fantasia. Allora fidatevi della vostra, forse più che delle piattaforme. Andate proprio in qualche modo a riprendervi tutto quello che può permettere ai nostri bambini del secondo punto di vedere la bellezza che comunque rimane intorno a loro. Come scrivevo ieri su Vita, può essere anche solo una fragola, può essere l'attesa di un uovo di Pasqua, può essere affacciarsi a una finestra e vedere una nuvola, ma noi dobbiamo fare questo grande sforzo di continuare a vedere la bellezza anche per i nostri bambini. E soprattutto possiamo fidarci del fatto che ci sono ancora tante cose su cui possiamo ragionare con i nostri bambini, perché la scuola vera è una scuola di pensiero. È quella dove i bambini ragionano con i numeri, con le parole e con i segni e con le immagini. E tutto questo ce l'abbiamo, anche se adesso abbiamo i nostri bambini ognuno a casa loro. Manzi aveva voglia di esporsi agli imprevisti, era uno molto sicuro di sé, non aveva paura delle domande non ovvie dei bambini. E io vi prego, maestre, aprite una finestra su quelle domande. E qui vi parlo da mamma. Non è facile per noi riuscire a aprire la porta, perché questi bambini stanno vivendo qualcosa di potentissimo e voi in questo momento non siete solamente vicino a loro. In realtà sempre accade, ma in questo momento ancora di più sentiamo quanto la maestra, il maestro sia quella figura necessaria a far sì che i nostri figli e le nostre figlie possano riuscire in questa situazione comunque a tirar fuori qualcosa di buono, di positivo, un ricordo bello, che non sia solo la sottrazione di quello che non hanno più. Noi apriamo queste domande non ovvie e accettiamo il rischio che forse non abbiamo risposte, ma almeno questi bambini a qualcuno le possono fare. Manzi aveva fiducia nella capacità e nella volontà dei bambini e delle bambine di superare i problemi e le situazioni anche difficili. Questa cosa qui Manzi l'aveva detta senza affrontare quello che stiamo affrontando noi.
io quando lo rileggevo mi sono detta, caspita, sembra che ce l'abbia scritto per Logi, perché allora vuol dire che dall'altra parte degli schermi, dall'altra parte di WhatsApp o di tutto quello che usiamo per stare in contatto con le nostre famiglie, noi abbiamo anche bambini forti che sanno ancora ridere, che sanno ancora stupirsi, provare meraviglia, che hanno voglia di giocare. Io amo tantissimo le maestre che si inventano le mostre sull'oggetto più brutto che c'è in casa, che Dio mio, quanto è vero, quante ce ne abbiamo, o quello più buffo, o la raccolta di oggetti per materiali, perché possiamo fare una scuola meravigliosa in tutte le condizioni, se ci fidiamo dei nostri bambini e se ci fidiamo di noi. Manzi cercava sfide da superare e noi ne abbiamo ancora, abbiamo sfide cognitive e sfide concrete. Possiamo davvero partire da uno scarabocchio e chiedere ai nostri bambini di tirar fuori qualcosa che può avere un senso, e lui lo faceva. Possiamo anche dare loro dei problemi e questi bambini ci guardano e dicono: la maestra è impazzita, come ti soffio il naso, come apro la cartella, come allaccio le scarpe. Possiamo. E allora penso che Manzi oggi ci avrebbe dato tre parole, che guarda caso sono quelle che lui scrive nella lettera ai suoi bambini di quinta elementare, che è diventata famosissima e trovate dappertutto nel web: intelligenza, onestà e amore. Possiamo continuare a fare una scuola che stimoli l'intelligenza, che coltivi l'onestà e che forse più di prima faccia sentire ai bambini la solidarietà e la necessarietà di essere un noi. Allora io penso che Manzi vi avrebbe detto: raccontami un po' che cosa intendi fare in questo momento, perché poi lui era uno anche abbastanza provocatorio nelle sue domande. Avrebbe ascoltato tutto il vostro racconto, probabilmente sicure di voi, o perlomeno con la soggezione del dire cosa gli racconta un maestro così in gamba, qualcosa devo pur mettere insieme, e lui ci avrebbe detto: dovresti specificare meglio. Come a dirci: non abbiate paura di ricominciare tutto da capo. Forse in questo momento dobbiamo davvero ridirci che tipo di scuola vogliamo, che tipo di insegnanti siamo, riscopriamo i bambini che abbiamo davanti con la certezza che comunque siamo insieme. C'è anche una comunità di insegnanti che sta proponendo tanto, è solidale, sta reagendo bene. E mi viene da dire sta coltivando speranza quando, insomma, la paura in certe ore del giorno un po' di fiato ce lo toglie. E quindi io non posso che augurarvi buon lavoro. Grazie Alessandro, non scappare però. Grazie mille, è stato davvero, davvero bello e emozionante. Allora, io prima di salutarti e di farti salutare, provo a rispondere io ancora a qualche domanda pratica. Tanto rispondo io al fatto che sì, il sito per le uova di Pasqua è quello del Centro Alberto Manzi, giusto Sì, Alessandra? sì, sì. Perfetto. Se poi c'è modo di mandare dei link, lo facciamo molto Sì, volentieri. e adesso arrivavo lì. Allora, dico una cosa, dico no, i quaderni, i libri quaderni, perché poi io non so mai come chiamarli, perché quaderno è bello, ma a volte ha una connotazione un pochettino, non in certi ambiti ha una connotazione un po' negativa. I nostri libri quaderni che hai fatto per i corsi Fabri Erickson, no, in questo momento sono disponibili soltanto all'adozione dei corsi ministeriali. Primo ciclo Solido Imparo e secondo ciclo La Valigia delle Storie. Però ci sono un sacco di cose di Alessandra. Basta per esempio andare sul catalogo Erickson. Giusto Alessandra, quindi ci sono un sacco di cose che si possono trovare e poi basta visitare Centro Alberto Manzi, ma basta visitare anche Centro Zaffiria. Allora, l'altra cosa è tutta la bibliografia, Alessandra ce l'ha promessa e quindi adesso la deve mettere giù, ragionata, ce la manderà. Gaetano, se posso permettermi un Sì, piccolo certo. spot, fare i nostri quaderni di arte e immagine è stato, che a me piace invece tantissimo chiamare quaderno, perché Lo io li so, ho per fatti quello, per gli lo spazzini e so. quindi sogno proprio la mano del bambino, cioè, e io sono lì nel banco con loro e mi piace tanto stare in quelle cartelle. Ma sono E proprio quaderni.
È stata una ricerca lunga e è nato in realtà un quaderno sulla comunicazione visiva alla scuola elementare interdisciplinare che, se le tipografie riprenderanno a lavorare, sarebbe dovuto uscire a maggio con Ericsson. Dove tutte le cose, anche che non ho fatto in tempo a dirvi, però una magari dopo dai me la fai raccontare prima di chiudere, sono spiegate bene, perché poi quando scrivi riesci chiaramente a essere anche meno emozionata e a pesare di più le parole. Te la faccio raccontare e faccio salutare a te. Va bene, sì. Così facciamo una chiusura strana, però prima mi fai dire una cosa, poi ti lascio su una slide e tu ci parlerai sopra, anche se non c'entra nulla, che è questa. Allora. Sì, Mauro, non ho detto un sacco di robe che volevo dire, mannaggia. Oh, ma non facciamolo sapere in diretta. Perché ero fatta tutti i miei bigliettini per dirmi questo è importante, questo è importante, questo è importante, e vabbè. Dai. Ti lascio salutare, fammi dire questa cosa che è importante. Allora, io qui ho messo la slide che dice inviate i vostri materiali a primarialive@gmail.com. Troverete i materiali condivisi in Primaria Live e a quel link. Questo è perché c'è questa iniziativa che abbiamo aperto un Primaria Live fa di condivisione di materiali, per cui chiunque voglia può inviare materiali poi per usare la didattica a distanza, eccetera, a questa mail e verranno messi in quel sito, in quel posto. Ho messo questa slide però per ricordarvi la mail primarialive@gmail.com ed è a quella mail che dovete fare riferimento se volete avere qualsiasi tipo di informazione sui Primaria Live o se avete qualche cosa da chiedere proprio sempre sui Primaria Live. Invece la bibliografia che Alessandra ci manderà e le pagine di esempio che avete visto nelle slide, utilizzabili quindi anche proprio separatamente, sono pagine che vengono appunto da questi quaderni, saranno disponibili tra un paio di giorni sul sito Rizzoli Education sotto a www.rizzolieducation.it/eventi/primarialive. Poi posteremo questo link sul sito. Allora, io lascio fare i saluti a Alessandra, tanto abbiamo ancora esattamente 3 minuti. Vi saluto, rimango sullo sfondo e noi ci rivediamo giovedì. Ci rivediamo con un astrofisico, qualcosa di diverso, ma di altrettanto fantasioso. Vai Alessandra, chiudi e saluta tu. Sì. Allora, io vi volevo raccontare solo un aneddoto della vita di questa donna. In questo caso il libro è introvabile, nel senso che sono quei cataloghi assurdi che solamente una come me può prendersi, catalogo sul folklore in Lituania. E l'ho preso e leggendolo mi ha colpito perché questa signora qua, Giulia, a 28 anni, ad un certo punto prende le forbici in mano, deve intrattenere le sorelline più piccole e affiora potentissimo il ricordo di quando da bambina con la sua mamma con le forbici ritagliavano le stelline. E arriva un'altra immagine nella mente che lei descrive come uno scaffale pieno di libri e questi libri pieni di tanti modi di ritagliare carte per fare decorazioni. Lei da quel momento lì comincia a guardare tutto quasi con l'ossessione del folklore, addirittura le indicazioni sui venti e in che direzione soffieranno. Li ridisegna, li ricopia e con le forbici li riproduce. Chiaramente diventerà talmente brava che poi la sua collezione in questo libro meraviglioso diventa proprietà del Museo Civico di Šiauliai in Lituania. Ma la cosa che a me è piaciuta tantissimo è il fatto che a 28 anni, quel ricordo che era rimasto in qualche modo silenzioso, che se ne stava lì a dormire dai tempi dell'infanzia, ha avuto la capacità di
trasformare la sua vita al punto da diventare il suo mestiere. Allora io penso, ricollegandomi anche a Miro che ci diceva lavoro come un giardiniere, che in questa scuola noi possiamo prenderci davvero il lusso di immaginare come in questo tempo possiamo seminare quelle cose che magari non daranno frutto adesso, nell'immediato, ma che sappiamo potranno dormire e ad un certo punto un oggetto, un profumo potrà rifarle partire e rifiorire, fino davvero a diventare qualcosa di fondamentale nella vita dei nostri bambini. Io volevo così lasciarvi con la fiducia e con la voglia di lavorare con tutta la passione che avete, perché anche ritagliare una stellina per questa signora Giulia ad un certo punto è stato il segno di un destino. Alessandra, grazie ancora. Io riprendo la parola perché tanto tu torni, eh? Quindi non ti sottrarre ai tuoi doveri. E vi ricordo ancora una volta l'indirizzo a cui trovate i materiali a cui mi riferivo. Allora, www.ristoreeducation.it/eventi/primaria-live. Arrivederci davvero a tutti. Alessandra, grazie, grazie, grazie. Ci rivediamo molto, molto presto. Ciao. Ciao a tutti e a tutte.